Tragico schianto in moto nel Foggiano. Muore il pasticcere 23enne Giovanni Pirro. Dolore e cordoglio nell'entroterra foggiano per Giovanni Pirro. Il giovane aveva 23 anni ed è morto in un incidente stradale sulla strada statale 272 tra San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. Una vita spezzata. Un giovane educato e gentile è il ricordo del sindaco Michele Merla. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali. Troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille! San Marco in Lamis, una piccola città nell'entroterra del Gargano, situata nella provincia di Foggia, è in lutto a seguito della tragica perdita di Giovanni Pirro, un pasticcere di 23 anni. È tragicamente scomparso il 17 settembre, in un devastante incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 272, che collega San Giovanni Rotondo a Monte Sant'Angelo, un'altra città nella provincia di Foggia. Giovanni stava guidando la sua motocicletta, una passione che condivideva insieme alla sua carriera di cake designer. I carabinieri della stazione di Monte Sant'Angelo hanno condotto le indagini sul luogo dell'incidente, assistiti da un'ambulanza del servizio di emergenza 118 e da un team di soccorso in elicottero proveniente dal capoluogo provinciale, Foggia. Nonostante gli sforzi del team di soccorso per cercare di rianimarlo, purtroppo non c'era più nulla da fare. Giovanni era il terzo di tre figli ed era una parte fondamentale del team Noir, il marchio di famiglia dei suoi genitori, Michele Pirro e Rachele Coco, che gestiscono un bar pasticceria a San Marco in Lamis. Questo locale è rinomato per la produzione di gelato, dolci e soprattutto per i panettoni e le colombe, ricevendo numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali nel corso degli anni. La notizia della scomparsa di Giovanni Pirro si è diffusa rapidamente sui social media e sui gruppi di WhatsApp, con innumerevoli messaggi di condoglianze che sono apparsi su Facebook. Gli amici e le persone che lo conoscevano erano increduli e profondamente addolorati. Solo poche ore fa stavamo scherzando insieme, ha scritto Tommaso. Anche la S di San Marco, la squadra di calcio locale che milita in eccellenza, ha espresso le sue condoglianze. Con il cuore pesante, ci troviamo oggi a giocare. Affronteremo la partita con il massimo rispetto per la tragedia che ha colpito la nostra comunità e la famiglia sponsor, i Pirro. I tifosi osserveranno un minuto di silenzio. Non ci sarà musica e la pagina non verrà aggiornata. Prima dell'inizio della partita, è stato osservato un minuto di silenzio in onore della memoria di Giovanni, che era il cugino di uno dei giocatori della squadra. I tifosi hanno esposto due striscioni, corri tra gli angeli. Buon viaggio Giovanni nella curva sud, e abbracciatevi e correte insieme. RIP Giovanni nella curva Schicchi. I funerali di Giovanni Pirro sono previsti nel pomeriggio di lunedì 18 settembre alle ore 16 presso la Chiesa Nuova di San Giuseppe. Anche il sindaco Michele Merla ha espresso il suo dolore. Oggi è un altro giorno di tristezza per la città di San Marco in Lamis. Una giovane vita spezzata. Un giovane educato e gentile, estremamente professionale nella sua attività di cake designer, che ha contribuito a rendere un'eccellenza la sua attività di famiglia. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, a cui esprimo le condoglianze mie personali, dell'amministrazione e di tutta la cittadinanza. Buon viaggio, Giovanni. Continua a volare lassù. La notizia per il momento, è solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche, per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.